Grazie Presidente, parlo a chi è fuori da questo palazzo, a chi è in aula, a chi ci segue da casa, non a chi governa questa Unione Europea perché è complice, ipocrita, falso, incapace o ingenuo. Biascicate delle minacce del leader turco Erdogan. In questo momento gli stiamo dando 10 miliardi e mezzo di euro. Se avete un minimo di orgoglio e di dignità, sospendete il pagamento di questi miliardi di euro al regime turco. Non è possibile finanziare gente che viene a darci lezioni di democrazia in Europa, che dice che ci sono interi paesi in mano ai fascisti e ai razzisti, ma mi sembra normale. Fra un caffè e l'altro, fra un aperitivo e l'altro, potete sospendere questo fiume di denaro pubblico che dalle tasche degli italiani e degli europei va a finanziare il regime turco, sì o no? Se vi avanza tempo, sospendete anche i negoziati per l'adesione, che non avrebbero mai dovuto cominciare, perché la Turchia non è, non sarà e non sarà mai Europa, a meno che a qualcuno non convenga fare business da quelle parti. Sull'immigrazione non riuscite a combinare niente. Record di morti, record di sbarchi.